Avrebbero lasciato l'aula della propria scuola girovagando poi per le strade cittadine, fuori dai cancelli dell'istituto. È quanto sarebbe avvenuto nella città di Sant'Egidio del Monte Albino, dove si sta allevando altissima la preoccupazione di alcune mamme che hanno segnalato il problema alla nostra redazione. Mercoledì scorso, a quanto pare, due fratellini di 3 e 5 anni avrebbero lasciato l'aula della propria classe e sarebbero finiti fuori dagli spazi del plesso scolastico. Tanto che la mamma, all'orario di uscita, non avrebbe trovato i piccoli e solo dopo aver dato l'allarme li avrebbe poi ritrovati in strada. A quanto pare, le maestre non avrebbero dato spiegazioni rispetto a questa vicenda. Noi genitori tremiamo all'idea che i nostri figli possano essere dimenticati fuori dalle classi e siamo ignari di tutto perché andiamo al lavoro e ci riteniamo tranquilli sapendo che i piccoli sono al sicuro. Questo una parte del messaggio che ci è stato inviato. La vicenda viene fuori a pochi giorni dall'episodio occorso ad un piccolo della scuola elementare di Lanzara a Castel San Giorgio. In quell'occasione il bambino si era dapprima nascosto in bagno e poi era uscito in strada, investito purtroppo da un'auto e riportando ferite agli arti inferiori tanto da dover subire un intervento chirurgico urgente all'ospedale Santo Bono di Napoli. Situazioni queste che fanno capire in modo inequivocabile che nelle scuole nostrane, ma non solo, serve più personale per garantire maggiore sicurezza. Spesso il personale non docente in particolare è ridotto al lumicino, impegnato in svariate faccende, non si riesce dunque a controllare tutto. Anche le insegnanti sono in numero esiguo e comunque non addette a controllare ciò che avviene a 360 gradi. Altro che buona scuola, si potrebbe aggiungere. Negli istituti italiani, a ogni latitudine, mancano le adeguate professionalità per garantire un meccanismo tale da assicurare una gestione qualificata, oltre a un'adeguata sicurezza per i bambini. La rabbia e la preoccupazione di queste mamme di Sant'Egidio sono probabilmente quelle di altri genitori dell'agro, che chiedono anche loro più controlli davanti e dentro alle scuole. Certo, non guasterebbe, aggiungiamo noi, anche una maggiore attenzione degli stessi genitori verso i propri bambini. Spesso gli viene concesso tutto e il contrario di tutto, ed invece anche dai genitori dovrebbe partire la sana raccomandazione ai più piccoli sulle cose che si possono o non possono fare. Ne riparleremo.